accettiamo di essere rinchiusi soltanto nella possibilità di un click. E questi spazi saranno quelli del 10 e sono spazi assembleari come oggi. Una consultazione che viene fatta dal vivo e che è in grado dal vivo di comunicare e di rimettere al centro le istanze di chi nella scuola lavora e studia. Non accettiamo la virtualità e non accettiamo le menzogne che sono nascoste dietro i proclami che questo governo continuamente fa. Non accettiamo di non essere accettati come interlocutori. Non accettiamo che tutto venga fatto con decretazione. Di nuovo sotto al Ministero contro la faciloneria di questo governo che sembra chiedervi le vostre opinioni per poi però di fatto non rispettarle in alcun campo. Sì, noi critichiamo l'impianto generale di questa riforma. Un impianto di tipo verticistico che elimina gli scatti per gli insegnanti, riduce i fondi poi fondamentalmente per la didattica, rafforza il ruolo del preside e vogliamo vedere se poi assumerà i precari. Noi pensiamo che vada fatta appunto una grande mobilitazione, primo perché le assunzioni debbono essere reali, secondo perché bisogna investire sulla didattica e non come dire proporre una scuola gerarchica dove il preside viene rafforzato, dove gli insegnanti vengono chiamati sulla base della chiamata diretta, dove si crea una gerarchia tra insegnanti di cui non ne capiamo appunto il significato e dove appunto la didattica viene sempre più dequalificata. Noi riteniamo che bisogna rilanciare una scuola pubblica finanziata dalla fiscalità generale, quindi finanziata dallo Stato, senza l'introduzione dei privati che non capisco come possano finanziare la scuola, che non riescono neanche ad autofinanziarsi insomma, per la crisi che vivono, e soprattutto una scuola democratica con rafforzamento degli organi collegiali. Infatti noi il 10 saremo in piazza in sciopero e proponiamo una modalità di sciopero che veda insieme gli studenti e i lavoratori della scuola, perché appunto una scuola servile come quella che ci propone Renzi è una scuola che danneggia gli studenti, danneggia la qualità della didattica e crea una tipologia di insegnante fondamentalmente servile alla volontà del preside. Ci rendiamo conto perfettamente che quello che sta accadendo nella scuola è un pezzo di una manovra molto più generale. Siamo tutti attenti a quello che sta succedendo ad esempio rispetto al Job Act. Siamo tutti attenti rispetto a quello che sta succedendo sull'articolo 18, ma anche alle altre misure contenute all'interno del Job Act, ovvero sia il possibile demansionamento dei lavoratori che viene previsto, come tutte le altre misure.